Bene, vediamo cosa c'è all'interno. Questo è quello che abbiamo trovato all'interno, dai tasselli al cavetto. Istruzioni e navicella. Diamo subito un'occhiata alle istruzioni, tra l'altro anche in italiano. Questo è quello che ci servirà per montare il tutto. Leviamo le viti che sono sul posteriore del televisore. Prendiamo le staffe, misuriamo la distanza tra i fori e montiamole in verticale. Facciamo attenzione perché hanno un verso, c'è questa parte che dovrà andare verso l'alto, quindi montate in questo senso, in maniera tale che si possa poi agganciare nella staffa. Cercate le viti che farò al caso vostro, che non siano troppo lunghe, che non siano troppo corte e che abbiano il diametro giusto e corretto. Prendete la rondellina e provate a montare la staffa. Nel mio caso i viti sono a 20 cm l'uno dall'altro. Allora, distanziatori, rondelle, potete smontare. Verificate lo spazio che c'è dietro, in modo tale da ricoprirlo con il distanziatore. Bene, forse siamo quasi arrivati. Allora, nel mio caso necessita la parte superiore, una rondella piccolina, un distanziatore piccolino, voglio dire, a cui abbinerò questa viti che ho trovato all'interno della confezione, mentre nella parte posteriore serve un distanziatore un pochino più grande. Non ho trovato la vite corretta, ho trovato questa inserendola a mano, facendo girare nel suo passaggio, e ho visto che praticamente quando manca pochissimo va a toccare qualcosa in fondo, quindi ho preferito trovare un'altra soluzione. Fortunatamente nella staffa c'è montata un'altra vite che sembra proprio fare al caso nostro, è leggermente più corta e comunque garantisce un attacco stabile, quindi provvederò adesso a intercambiare questa vite più lunga con quest'altra. Ci siamo, alla fine avremo questa situazione. Provvedo adesso a prepararmi l'altra staffa che è ancora sigillata. Bene, le due staffe sono pronte, vi ricordo di fare il tutto sempre staccando la corrente. Quindi andiamo a posizionare qui anche l'altra staffa. Non preoccupatevi, le distanze, questo si può muovere su e giù e questo è fisso. Serrate bene le viti. Ora prendiamo la staffa. Quando vedete che la bolla della livella è perfettamente allineata al centro, fatevi un seguitino, così per tutti gli altri 4 buchi. Bene, ora passiamo alla seconda fase, in cui dovremo fare i buchi e inserire chiaramente i tasselli che reggeranno il tutto. I tasselli hanno un diametro di 10, io solitamente preferisco fare i buchi prima con una punta più piccola e poi con quella proprio giusta del tassello. Bene, martellino, chiave e tasselli pronti per essere montati. Allora, ci posizioniamo bene sul punto che abbiamo segnato, iniziamo col buco. Come ho detto, inizierò con una punta di piccola. Levo la percussione inizialmente. E la chiuso. Stessa cosa per tutti e 4 i buchi. Passiamo ora con la punta più grande. Fate tutti i 4 punti con la punta grande, inserire meno con la scopa. Andiamoci sopra la paletta per appoggiare il piccolo. Bene, raccolgo tutto con la scopa e dopo la passatina con la spina. Bene, ora inseriamo il nostro tasselli. Bene, presentiamo il nostro scappo. E riusciamo. Non è saldiamo. Non quella fissa, ci vorrebbe un canottino a bussola. Sarebbe decisamente più semplice. Andiamo a serrare i nostri viti. Andiamo saldamente le viti. Abbiamo terminato il nostro lavoro. Passiamo adesso ad attaccare il nostro televisore con le staffe e le viti che abbiamo sostituito. Se lo ricordate, quelle più lunghe con quelle più corte. Perfetto, seriamo le viti.
scendere un attimino.